Abbiamo il piacere di presentare Pieralberto Filippi, uno scultore monzese che nel corso della sua evoluzione, dagli anni 90 ad oggi, ha saputo mantenere una precisa coerenza di stile che lo rende perfettamente riconoscibile. Le sue sculture in marmo, in bronzo, in acciaio, pur nella loro imponenza, si contraddistinguono per una leggerezza e uno slancio delle forme. Io stesso ho percepito in queste sue opere un ritmo, una musicalità che lasciano trapelare i suoi trascorsi da musicista jazz. Hanno scritto di lui importanti critici come Giorgio Seveso, Sara Fontana, Aldo Carrozza, Claudio Rizzi. Ed è stato messo in luce un binomio non solo fra vuoti e pieni nelle sue opere, ma anche fra pieni di natura diversa, fra forme concave e convesse, come in un gioco dialettico fra il dare ed avere. Insomma, un equilibrio dinamico di forme, di segni, di volumi, e questo artista è riuscito a rappresentare mirabilmente nelle sue opere. Andiamo a incontrarlo a Casatenovo, Villa Mariani, dove è in corso una sua personale. Ho iniziato la mia attività artistica all'inizio degli anni 90, con degli studi a disegno di figure femminili, delle quali cercavo di mettere in evidenza soprattutto il volume. Cioè, oltre alla forma cercavo di evidenziare il volume di questi soggetti. Questo evidenziare il volume mi ha portato abbastanza in fretta a pensare di realizzare dei bassorilievi. Bassorilievi che prima ho fatto in terracotta e poi sono passato a materiali come il marmo e pietre come la pietra di Vicenza, pietra eccetera, pietra berica. Dopo l'esperienza dei bassorilievi è stato abbastanza naturale quello di cercare di realizzare delle figure a tutto tondo. I soggetti delle mie sculture erano sempre soggetti che derivavano dalla mia pittura. In sostanza cercavo di rendere tridimensionale quello che avevo dipinto. Le prime sculture che ho fatto le ho fatte usando il poliuretano espanso come materiale e da questi modelli poi ho ricavato alcuni bronzi fusi a cera persa. La doppia figura mi permette di occupare lo spazio in maniera più completa rispetto alla figura singola. E le due figure che rappresentano un colloquio, oppure possono rappresentare un momento di gioco, oppure possono rappresentare un corteggiamento, eccetera, coinvolgono, diciamo, tutto lo spazio che c'è attorno alle sculture e in modo particolare i vuoti che sono tra una scultura e l'altra. Quindi in questo modo riesco a creare un dialogo tra l'opera e lo spettatore. Ecco, magari ci vuoi parlare in particolare di questa scultura, come nasce e che significato ha secondo te? Dunque, questa scultura ha come titolo Donna al sole. In realtà è un titolo così semplicemente indicativo, perché ciò che rappresenta è una maternità, anche se qui non vediamo la forma, non vediamo una figura femminile, eccetera, però il mio intento era quello di rappresentare una maternità. E la parte cava in basso rappresenta appunto l'ovulo. La scultura è realizzata in un marmo di Carrara, in particolare un marmo delle cave di Calacatta. L'ho realizzata a Carrara qualche anno fa, dove ho realizzato quasi tutte le mie sculture in marmo. Di solito le realizzavo presso laboratori di amici giù a Carrara nelle cave. È più difficile scolpire
il marmo oppure lavorare sul ferro? Dunque, no, sul ferro le tecniche che uso per fare le sculture di lamiera sono completamente diverse dalle tecniche che uso per scolpire il legno, il marmo o altri materiali. Per scolpire il marmo, in particolare per forme di questo tipo, l'attrezzo che io uso maggiormente è il flessibile, nel senso che c'è un grande lavoro di taglio del blocco e dell'ottenimento delle forme. Dopo è sempre col flessibile, passando a granulometrie sempre più fini del disco, che si arriva a dare la lucentezza e diciamo l'aspetto finale della scultura. Una mia particolarità è quella di avere creato questa tecnica delle sculture binomiali, che rappresentano un dialogo tra loro e con lo spettatore.